ha chiesto di intervenire il capogruppo del gruppo Taranto Senza Ilva, Abate, prego, ne ha facoltà. Il mio ovviamente sarà una dichiarazione di voto che esprime appunto il voto favorevole. Volevo però evidenziare come si è completamente travisato il significato del dibattito, perché non ha riguardato certamente e non riguarda certamente la figura del Presidente Bitetti, ma riguarda la figura istituzionale del Presidente, che oggi è Bitetti, domani potrà essere Tizio, Sempronio o Caio. Mi fa specie poi il fatto che un intero dibattito da parte dell'opposizione sia stata incentrata facendo riferimento al mio nome, alla vicenda della mancata firma dal notaio, e il Presidente Bitetti, più volte richiamato, non sia intervenuto una volta. In altri scusa Presidente, ma no, Presidente, no, la prego solo di ripetere, il solito difetto di interrompere, no, di togliere la parola. Prego, anche le chiedo oggi, di ripetere, Presidente, perché parlavo con il collega Vitri, le chiedo semplice, ma non allora, sentito. Ripeto, ho sentito che mi ha citato, ho detto, ma non ho compreso che cosa ha detto, perché, come mai, prego. Tutti gli, la maggior parte degli interventi che non erano pertinenti all'argomento, cioè qui non si è fatto riferimento alle vicende politiche notarili, alla mia mancata firma, a eventuali sfiducia al Presidente Bitetti, all'eventuale elezione mia a Presidente, che non c'entravano nulla con la delibera e con la proposta di modifica al regolamento. E in tutti questi casi, plurimi e numerosi interventi reiterati, lei Presidente, mentre in altre circostanze stoppava e riteneva l'argomento non pertinente, questa volta lei ha consentito ai consiglieri di andare fuori binario su un tema, su una situazione, su più situazioni menzionate che proprio nulla hanno a che fare con la proposta di modifica. Mi domando perché, Presidente, in questa circostanza lei ha cambiato completamente registro. Anche questa, Presidente, è una violazione di terzietà. Il mio voto è favorevole. Grazie Presidente Abate. Quello che ha appena fatto lei ha toccato temi che poco c'entrano con la dichiarazione di voto. Mi consenta di dirle che reputo i suoi comportamenti socialmente discutibili, ma è un mio pensiero.